appuntamento. Grazie. Ma come tutte le prime volte c'è sempre tanta, tanta emozione, tanta attesa, perché siamo all'inizio, la prima partita, e quindi c'è un po' di emozione, c'è sicuramente da parte mia, perché sia io che la squadra vogliamo partire bene perché dobbiamo mettere da parte quello che è stato, che c'è stato fino a qualche mese fa. Anno nuovo, bisogna cercare di partire bene, di fare bene. Tutto questo, la squadra sta ancora in fase di costruzione, lo sapete tutti, ancora manca qualcosa, però noi siamo partiti con la voglia, la determinazione di non pensare a niente e lavorare. Poi piano piano sono convinto che la squadra verrà fatta. Come piano piano sta facendo la società. All'inizio siamo un po' in difficoltà, ma non credo solo il Perugia, ma tutte le squadre all'inizio hanno un po' di difficoltà, un po' tutti, perché è una situazione un po' anomala, un calciomercato anomalo, non è mai successo nella storia, credo. Quindi dobbiamo pensare adesso alla partita di domani, che è un inizio di un nuovo campionato. Ma ha avuto qualche problemino fisico che, diciamo, dall'anno scorso, fine campionato, che un po' ci soffre, continua a soffrirci di questo fastidio. Però negli ultimi giorni, ieri, si è allenato con la squadra. Speriamo fino a domani di averci a disposizione, perché è un giocatore per noi importante. E qualche problemino fisico purtroppo durante la preparazione l'ha avuto, però ripeto, ieri si è allenato con la squadra, spero sia non è sicuramente al massimo della condizione, perché ha saltato quasi tutta la preparazione, però è un giocatore importante per noi e dobbiamo cercare di recuperarlo prima possibile. Ma innanzitutto li devo ringraziare perché sono stati e sono dei ragazzi che si sono messi subito a disposizione dell'allenatore e questo mi fa enormemente piacere perché ho visto da parte di ognuno di loro la massima disponibilità nel lavoro. E quindi di questo sono molto contento e li ringrazio perché dopo una retrocessione non è mai facile. Sono molto contento perché, ripeto, non me l'aspettavo. Mi hanno dimostrato massima professionalità tutti e quindi adesso bisogna, come ho detto prima, bisogna non pensare più all'anno scorso, pensare a quest'anno. Anche loro hanno voglia di rimettersi in discussione perché dopo una retrocessione non è mai facile e in una piazza così importante come Perugia loro vogliono riscattare, ognuno di loro vuole riscattare un qualcosa sia a livello personale che a livello di collettivo, quindi di questo sono molto contento. Ancora ci sarà ancora da lavorare anche sul mercato, però ripeto, oggi non è la priorità per me questa, ma la priorità è pensare alla partita di domani e pensare di partire con l'atteggiamento giusto e soprattutto cercando di vincere perché giochiamo la prima partita in casa e noi vogliamo partire bene. In questo momento sinceramente non voglio parlare di mercato. La società ci siamo confrontati, sappiamo cosa manca ancora, in quale reparto. La formazione non dipenderà dal mercato. Io metto gli 11 che dimostrano, che hanno dimostrato, come il resto, tutti i ragazzi che sono nella rosa stanno dimostrando che vogliono giocare, non pensando al mercato, al di là del periodo, perché in questo periodo, il periodo di calciomercato, involontariamente ci pensi. Però io la formazione la scelgo al di là del mercato. Come ho detto prima, c'è stata massima disponibilità da parte di tutti, non pensando al mercato, pensando che domani c'è una partita importante, inizio un nuovo campionato, quindi dal mio punto di vista la formazione sceglierò chi reputo più opportuno per caratteristiche, per condizione fisica, chi scenderà in campo dal primo minuto e chi subentrerà. Ripeto, il mercato in questo momento è pensare in quale reparto intervenire. Non è il giorno che penso questo. Oggi penso già a quello che devo fare domani, io insieme a tutti i ragazzi. Ma dal punto di vista fisico credo che
abbia qualche giorno in più rispetto a noi il Fano. Sulla carta poi le partite non si vincono, non si perdono sulla carta, bisogna poi andare in campo e correre più degli avversari, fare qualcosa più degli avversari. Chi giocherà contro il Perugia quest'anno darà sempre un qualcosa in più, perché il Perugia è sempre una piazza importante, una società importante che ha voglia di fare bene dopo, ripeto, dopo quello che è successo. Quindi mi aspetto che dal punto di vista fisico sicuramente sono più avanti rispetto a noi, hanno fatto qualche amichevole, qualche partita in più, ma purtroppo noi abbiamo avuto un po' di problemi tra il fatto che siamo partiti qualche giorno di ritardo, tra il fatto del Covid che ci ha condizionato per qualche giorno, quindi in ritardo siamo sicuramente, ma ancora è presto per valutare una squadra se va messo, se ha immagazzinato magari gli aspetti tattici, ancora molto presto. Cercheremo di fare una partita al massimo cercando di vincere, ma come ho detto prima, il Fano ha qualche giorno in più rispetto a noi, ma questo non bisogna pensare a questo e non bisogna cercare gli alibi. Da domani si inizia e quindi pensiamo che sulla carta non si vincono le partite, bisogna poi dimostrarlo in campo di essere più bravi dell'avversario. Lei è un giocatore che è molto duttile, riesce a ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, ma anche come ha fatto spesso anche il terzino, perché è dotato di una buona gamba, è un ragazzo che si sacrifica tantissimo per la squadra e come ho detto prima è molto duttile. A livello fisico da noi è arrivato oggi, quindi non so ancora a livello fisico. Sicuramente non avrei 90 minuti, ma già il fatto che sia disponibile è molto molto positivo. Sono convinto che ci darà una grossa mano e si metterà sicuramente a disposizione dei compagni perché è un ragazzo che ha delle qualità importanti. No, ancora rispetto ai nuovi, sicuramente Burrai, per fare un nome, ha qualche giorno in più rispetto a noi che siamo partiti, come ho detto prima, in ritardo e quindi ha una condizione fisica superiore rispetto a qualche altro elemento della rosa. Noi abbiamo, io sono arrivato da poco, qui c'è un capitano, è stato capitano l'anno scorso Rosi, quindi non vedo il motivo per cui cambiare il capitano perché credo sia, come ho detto prima, un giocatore importante. Poi il capitano per me devono essere tutti, si devono sentire tutti capitani di questa squadra, tutti devono dare è un qualcosa di importante, un qualcosa devono esprimere in campo la voglia di lottare l'uno per l'altro. Il capitano non è solo il giocatore che porta la fascia, ma è quello che determina non solo in partita, ma anche in allenamento. Quindi io voglio il massimo da parte di tutti e poi valuteremo, ma credo che non vedo il motivo perché non continuare con Rosi capitano. A me interessa fare la prestazione, ma quello che a me interessa di più in questo momento è il risultato, perché la prestazione non può essere sicuramente, mi auguro sia una grandissima prestazione, ma quello che conta di più in questo momento è il risultato, perché è troppo presto per cercare di ottenere quello che uno prova durante la settimana, perché ci sono elementi nuovi, allenatore nuovo, quindi è difficile pretendere una grandissima prestazione. Mi auguro di poterla fare, ma quello che conta di più in questo momento è il risultato. Riguardo all'ambiente, non posso pensare di trovare un ambiente positivo, perché dopo un'annata difficile, un ambiente positivo è quasi impossibile. Dobbiamo essere bravi noi a ricreare e riportare l'entusiasmo, ma non davanti a un microfono, davanti, come si suol dire, a chiacchiere. Bisogna cercare di ritrovare l'entusiasmo con le prestazioni sul campo, e lottare ogni partita. Il risultato finale è quello che poi alla fine, se riesce a vincere, riesce a fare un campionato come merita questa piazza, allora riesci a riportare l'entusiasmo e far ricredere la gente che magari in questo momento non può che essere non positiva. Quindi noi dobbiamo essere bravi in questo. Riguardo all'ambiente che ho trovato, io sono stato per tantissimi anni in una città dove credo
Mi sono fatto apprezzare magari per l'impegno profuso sia da calciatore che dopo da allenatore. Quello che voglio fare anche qui, farmi apprezzare sia per il risultato, ma soprattutto per quello che uno riesce a fare e a trasmettere nei suoi giocatori quando scendono in campo, perché per me questa è la cosa fondamentale, perché poi il risultato di una partita è frutto di tanti episodi, positivi o negativi, però l'impegno. Il massimo impegno è questo che credo, conosco poco i tifosi in questo momento, però sono convinto che la cosa che vogliono di più è l'impegno. L'impegno, la determinazione, la voglia di lottare, questo è quello che voglio della mia squadra, e ottenere i risultati ci aiuta a far ritornare l'entusiasmo in una piazza che purtroppo in questo momento, ma è anche normale, non sia contenta. Ma è presto per valutare ancora. Sono tutti ragazzi che si sono messi a disposizione della squadra e hanno fatto il massimo, e quindi valuteremo poi col passare dei giorni chi tenere in rosa e chi magari poi anche per loro stessi, magari mandarli a giocare da un'altra parte. Ma questa è una situazione e una valutazione che faremo dopo. Ancora è troppo presto, ma sono contento perché sono stati veramente molto disponibili e di questo sono contento. Quindi ancora è troppo presto, però ci sono dei ragazzi che sono degli ottimi elementi che possono tranquillamente stare in rosa, ma valuteremo poi insieme alla società quale sia la scelta più giusta da fare anche per la crescita di ognuno di loro. Non lo so, come la prima partita, come tutte le altre partite, non lo so cosa farà l'avversario e quale sia la strategia che utilizzerà l'avversario. Mi aspetto, quello che penso e che voglio, che la mia squadra faccia il massimo per ottenere 3 punti, al di là dell'avversario e al di là di quello che verrà a fare l'avversario, se verrà a viso aperto a giocarsi la partita, oppure cercherà magari di contenere e ripartire in contropiede. Non lo so adesso quale sarà la strategia, ma quello a cui penso di più è quello che deve fare la mia squadra. Quindi sono concentrato più su quello che deve fare la mia squadra che sugli avversari.